Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio spiegare una cosa simpatica, magari può interessare a diversi di voi, e cioè come si creano le sequenze automatiche di sfondi. Cosa intendo per sequenze automatiche di sfondi? Ebbene, andiamo nelle impostazioni, cioè qua, impostazioni di sistema, si richiama da qua. Si apre questa finestra, si entra in aspetto e ci si ritrova con lo sfondo attuale rappresentato qui nel video, nell'icona di un video, che è quella che ho io sotto, vedete la stessa immagine, e a fianco si ha tutta la scelta degli sfondi. Io in questo momento ho solo gli sfondi installati per difetto, come ho detto, ho installato da zero il mio sistema Ubuntu 12.04 che offre queste immagini preinstallate. Ce n'è una che non è proprio un'immagine, ma è una sequenza automatica di sfondi ed è questa col simbolino dell'orologino qua, che se è troppo piccola, magari un piccolo zoom vi mostra, ecco, vedete che rispetto alle altre immagini ha questa iconcina con l'orologio che sta ad indicare appunto una sequenza temporizzata di sfondi. Praticamente cos'è? La raccolta di tutti gli altri sfondi singoli che vengono mostrati in un ciclo temporale. A scadenza di tot minuti viene cambiata un'immagine dall'altra, si passa alla prossima e il vostro sfondo cambia di sequenza, cambia automaticamente, scusate. Ecco, quindi se io scelgo questo con l'orologino, parte da questo e poi cambierà fra tot minuti. Vedete che qui sotto appare ancora l'orologino, qui dove ho il mouse, con scritto cambia durante il giorno, quindi c'è un cambio automatico. Ha un titolo, la sequenza, quindi Ubuntu 12.04 Community Wallpapers, dimensioni multiple, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque questa è la descrizione, che non è una specifica immagine, ma una sequenza di immagini, che può essere carina, perché no? Scommetto che diversi di voi hanno scelto questo, tanto per non avere sempre lo stesso sfondo sotto e per non preoccuparsi di cambiarlo manualmente. Si sceglie questa, ecco, magari voi l'avete già fatto, ma magari vi chiedete: ma come posso crearmene io una con delle immagini mie, con delle foto mie, delle vacanze, di quello che è, insomma, di qualsiasi cosa? Ecco, allora adesso voglio spiegarvi come si fa manualmente, cioè senza avere quelli che io chiamo inutili programmini installati che vi permettono, magari vi facilitano magari un attimo questo lavoro, ma non credo che la creazione di sequenze di sfondi sia un'attività vostra quotidiana, quindi per quella volta che lo fate potete anche farlo come vi farò vedere fra poco, che è un lavoro non molto stimolante, un po' noioso, però una volta fatto sarete soddisfatti del risultato senza avere inutili programmi installati. Almeno questa è la mia opinione, come la vedo io. Quindi il nostro scopo è creare un'altra, diciamo, immagine qui a disposizione sotto l'aspetto con l'orologino, anche la nostra, e che sia una sequenza di immagini nostre. Ecco, allora chiudiamo l'aspetto per il momento, teniamo lì le nostre impostazioni di sistema perché ci ritorneremo poi per vedere il risultato del nostro lavoro. Allora, come si procede, diciamo, in modo tra virgolette completamente manuale? Per creare la nostra sequenza abbiamo bisogno di crearci due file in formato XML e naturalmente non ce le creiamo da zero, ma sfruttiamo quelli che ci sono già, che abbiamo visto un attimo fa con la sequenza preesistente in Ubuntu 12.04. Quindi questi due file XML già presenti ci faranno da modello, quindi ne faremo una copia e ne creeremo una personalizzata. Allora, i due file quindi già presenti per difetto nel sistema installato sono questi: uno si chiama Precise XML e uno Precise Wallpapers XML. Si trovano in due cartelle diverse, queste due qua. Questo è uno, vedete, Precise XML qua, e questa è l'altra, vedete, Precise Wallpapers. Noi abbiamo bisogno di questi due file che ci fanno da base, da guida. Siccome si trovano in cartelle di sistema, quindi non nella nostra home,
come vi ho già spiegato in altri video, noi non possiamo editarle direttamente con la nostra user normale. Dobbiamo entrare come user root, come amministratore, per poter agire su queste cartelle, USR, share, eccetera, eccetera. Allora adesso richiudo e apriamo Nautilus in forma di amministratore. Questo ve l'ho già fatto vedere in un paio di video precedenti. Comunque c'è il comando su do, che vuol dire super user do, in inglese fai qualcosa come super user, come amministratore. Quindi sudo Nautilus, che è il visualizzatore dei file di Ubuntu, quindi di GNOME, quindi di Ubuntu, sudo Nautilus, che va anche bene solo così. Ci chiederà la password, quindi mettiamo la nostra bella password. Voilà. E ci si apre una finestra. Boh, il terminale possiamo anche metterlo a icona, lo lasciamo lì tranquillo. Finché è aperto lui, è aperta la nostra finestra. Attenzione che adesso siamo come presenti come amministratore con Nautilus, quindi dobbiamo andare a beccarci queste cartelle. Quindi file system, seguiamo qua USR share, quindi USR, eccola qua, USR share. Eccola qua, share, e backgrounds, che è backgrounds, eccolo qua. Vedete che appaiono gli sfondi, appaiono gli sfondi che abbiamo già visto un attimo fa nell'aspetto qua, praticamente li vedete qua. Ecco, adesso però, già che ci sono, mi rimetto il mio sfondo che avevo prima, così ci torniamo come eravamo all'inizio. Ok, quindi siamo qui e poi devo ancora entrare sotto contest. L'ultima sottocartella qui è contest, quindi eccola qua. Ed ecco qua il nostro precise XML. Questo ne facciamo subito una copia, che è poi la nostra sulla quale lavoreremo. Quindi Ctrl C, Ctrl V, copia, e la rinominiamo. Demo underline tutorial, demo righetta bassa tutorial. Già che ci siamo, facciamo un Ctrl T per aprire un'altra finestra, nella stessa finestra. Ctrl T, oppure no, qui non appare, sì, Ctrl T, facciamo così. Ecco, Ctrl T, che vuol dire, vedete, lo shortcut, cioè la scorciatoia della tastiera per aprire un'altra scheda nella stessa finestra. E adesso andiamo a cercare l'altra cartella USR. Quindi torniamo, risaliamo fino a share. Stavolta andiamo a prendere GNOME Background, quindi GNOME Backgrounds Properties, eccola qua. E qui abbiamo bisogno di fare una copia di Precise Wallpapers XML. Ctrl C, Ctrl V un'altra volta, e anche qui noi lo chiameremo demo righetta bassa. Oh, qui è successo qualcosa, fa niente, andiamo avanti. Demo righetta bassa tutorial. E chiamiamolo pure wallpapers, tanto per restare un po' negli standard. Wallpapers. Ecco, quindi abbiamo in una cartella il nostro demo tutorial, nell'altra cartella il nostro demo tutorial wallpapers. Perfetto. A questo punto siamo posizionati, abbiamo le copie di file, possiamo cominciare ad agire su questi file per formare la nostra sequenza personale di sfondi. Quindi, per il nostro esercizio, come dico qui, ovviamente ci limitiamo ad usare tre immagini per creare il nostro ciclo minimo. Per dimostrarvi come funziona un ciclo minimo di wallpaper che cambiano da soli, uso tre immagini, perché se no potete metterne anche 100, ma ovviamente per ragioni di dimostrazione del video lasciamo stare, limitiamoci a tre. Ecco, uso questi tre, che possiamo probabilmente anche vederle. Uno è questo,
useremo pappagallo blu, un pappagallo giallo, un po' azzurro giallo e un pappagallo rosso, il classico Aramakau. Ecco, questi tre li usiamo per creare la nostra sequenza. Voilà. Allora, seguiamo il nostro modello, i nostri modelli di file XML, quindi cominciamo dal primo demo tutorial, quindi tasto destro è non aprirlo nel browser internet, ma nell'editor di testo ovviamente. Lo apriamo nell'editor di testo, possiamo già anche aprire l'altro che almeno è pronto, quindi apriamo anche l'altro editor di testo, così si apre un'altra scheda con quello, però cominciamo dal primo. Ecco, il primo. Allora, questo primo file è quello che contiene, come dico qua sopra, l'ordine delle immagini, quindi come appariranno una dopo l'altra, perché l'ordine è prefissato e non è casuale, ma lo fissiamo in questo momento. Le transizioni fra un'immagine e l'altra, cioè fra quale e quale si passa, il passaggio da una all'altra, e il tempo che passa fra un'immagine e l'altra. Ebbene, allora torniamo al nostro file qua e vediamo che c'è un paragrafo qui iniziale che possiamo lasciarlo perdere, lo lasciamo così com'è e poi l'animazione inizia qui con la prima immagine. Vedete che il nome qui si ripete perché si parte con un'immagine, poi dopo un certo tempo c'è una transizione di un altro tempo, quindi si passa tra un'immagine e un'altra in un certo tempo, si ripete la prima e si passa alla seconda. Poi resta la seconda per un tot tempo e poi da questa seconda immagine si passa alla terza in un altro tot tempo e poi avanti così. Quindi noi abbiamo a che fare con tre immagini, quindi teniamo nel nostro file, quindi magari lo ingrandisco un attimino, ecco qua per lavorare un po' più spaziosamente. Quindi noi abbiamo un'immagine, passaggio dalla prima alla seconda, la seconda immagine, dalla seconda alla terza e la terza immagine. Ecco, noi finiamo qua. E quindi, stando attenti a cancellare i giusti paragrafi del file, che ha una sua sintassi, noi ci togliamo tutto quello che c'è di troppo. Teniamo solo l'ultimo, adesso vediamo perché. Così. Vediamo se ho cancellato giusto. Quindi la durata. Ecco, andiamo a editarlo passo passo con le nostre tre immagini, che così sarà più facile. La durata, ecco, per difetto, quando installate Ubuntu, vi ritrovate con una sequenza di immagini che cambiano ogni, cioè un'immagine resta per 1795 secondi, che è circa praticamente mezz'ora, ecco, mezz'ora. E il cambiamento, quindi la transizione fra un'immagine e l'altra, vedete qui la sua durata che è 5 secondi, ecco. Noi, per il nostro scopo demo, non possiamo aspettare mezz'ora il cambio fra un'immagine e l'altra, quindi diciamo che facciamo 10 secondi, il fermo immagine su una e lasciamo i 5 secondi come transizione fra una e l'altra. Adesso qui cominciamo a mettere la prima immagine che noi la troviamo, è questa. La nostra prima immagine è questa e la mettiamo qua. Qua, ecco, qui davanti ci devo mettere tutto il percorso e quindi sapete, credo, se avete visto qualche mio video precedente, che il serpentello qui vuol dire la mia home, cioè il posto dove io ho i miei dati, e quindi ci devo mettere, ve lo faccio vedere, vediamo un po' se, ups, scusate, eccomi qua, ecco la nostra home praticamente. Lo posso far vedere? No, non era questo che volevo farvi vedere. Il percorso della home, che è, lo metto a mano, nel mio caso si chiama Nicola, ecco, però ve lo volevo far vedere come si deve, come faccio sempre. Quindi eccolo qua, la nostra home.
su, eccolo, home, vedete qui, è questa, quindi nel file system la home è dentro sotto home Nicola e ci ritroviamo con tutte le nostre cartelle della nostra home. Bene, detto ciò, lasciamolo pure lì. Quindi qui bisogna proprio mettere tutto, quindi il serpentello non viene interpretato dalla sequenza dei file immagine per la sequenza degli sfondi, quindi bisogna proprio mettere tutto per esteso, quindi slash, si parte home Nicola ta 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 ta. Poi la seconda immagine, mettiamola qui, quindi abbiamo detto che facciamo il pappagallo giallo come seconda immagine, che è questa, qua, quindi anche qui completiamo. Dopo, chiaramente, se avete 100 immagini, vi organizzerete un po' meglio per fare il copia e incolla delle varie, dei vari percorsi. Adesso qui posso permettermi di fare anche manualmente, scrivere così perché sono poche immagini, ma avrete già capito che se sono tante, se no non ce la caviamo più. Quindi from la prima, tu la seconda, poi la seconda deve starsene lì per 10 secondi. Poi, quando ho finito, lo rivediamo velocemente assieme così è più chiaro. Poi dalla seconda si passa alla terza. Quindi si passa dalla seconda alla terza, che è il nostro pappagallo rosso. Copia, incolla. Una volta home Nicola, immagini, vediamo di aver scritto tutto giusto. Sì, poi la terza immagine rimarrà per i suoi 10 secondi, quindi mettiamoci 10 secondi anche qui. E infine, dalla terza immagine torniamo alla prima per chiudere il cerchio, quindi diciamo che dalla terza, eccola qua, si torna alla prima, quindi mi copio già questo e si torna alla prima. Ecco, questo è solo un giro minimo di tre immagini. Riepiloghiamo velocemente quello che ho fatto, spero sia stato sufficientemente chiaro. Comunque ho detto, per una durata di 10 secondi mostrami questa immagine. Dopo 10 secondi impiega 5 secondi per passare da questa prima immagine, vedete la medesima, alla seconda immagine, pappagallo blu, pappagallo giallo. E il pappagallo giallo tienilo lì per i suoi 10 secondi. Poi dal pappagallo giallo passiamo al pappagallo rosso in 5 secondi. Poi per 10 secondi fammi vedere il pappagallo rosso e per 5 secondi fai la transizione fra pappagallo rosso e di nuovo quello blu e riparti. E avanti così. E questa è fatta, il demo tutorial è pronto, quindi ci dice per quanto tempo devono rimanere le immagini e in quale sequenza. Perfetto. Cosa serve l'altro file? L'altro file serve, vediamo cosa, che descrive la sequenza degli sfondi, specifica un nome per ogni immagine e le caratteristiche della presentazione. Ecco, il secondo file è più descrittivo, quindi il primo ci dà in che modo escono le immagini una dopo l'altra, e qui vediamo che c'è proprio la descrizione, quindi l'Ubuntu Community Wallpapers, io lo chiamerò sfondi per la dimostrazione del tutorial. Ecco, e qua gli devo dare naturalmente il percorso al file che abbiamo appena preparato. Quindi qui è USR Share Backgrounds, quindi USR Share Backgrounds Context, ma non Precise XML, bensì Demo Tutorial. Quindi copia del nome e
Voilà, demo tutorial. Quindi qui abbiamo fatto l'aggancio fra i due file, quello che abbiamo preparato, e quindi si dice usa proprio quello. Molto bene. Adesso qui dobbiamo rimettere i percorsi alle immagini, quindi prendiamoci il nostro pappagallo blu, lo mettiamo qua, pappagallo blu, quindi gli diciamo questa è l'immagine fonte. La prima immagine, qui gli diamo un titolo, possiamo dargli un bel titolino, quindi diciamo pappagallo blu. Prossima immagine era quello giallo, quindi copiamo lo stesso percorso e facciamo qua dentro questi parametri in mezzo, tutte queste cose lasciamole pure così che vanno benissimo, preoccupiamoci solo del percorso delle immagini e del titolino. Pappagallo giallo, l'ultimo sappiamo che c'è quello rosso, eccolo qua, copiamo il percorso che è già bello e pronto, percorso pappagallo rosso, e qui chiamiamo pappagallo rosso, voilà, e questo è tutto, tutto il resto è di troppo per noi perché abbiamo solo tre immagini, quindi con prudenza andiamo in giù, vediamo se c'è qualcosa da tenere in fondo, sono tutte immagini, meno l'ultimo che chiude il paragrafo, attenzione a vedere un po' com'è, c'è questo che va chiuso in fondo e tutti gli altri includono i tre paragrafi, quindi salviamo anche questo, abbiamo messo a posto le descrizioni delle nostre tre immagini. A questo punto dovremmo essere a posto. Abbiamo creato la sequenza, salvato i file e possiamo provare a rientrare nelle impostazioni di sistema, che mi sembra che le avessi già aperte, a dire la verità, forse l'ho chiuso inavvertitamente, vabbè, andiamo a riprenderle. Quindi impostazioni di sistema, voilà, riaperte. Aspetto. Vediamo un po' e vedete che magicamente c'è l'orologino per questo che era il community wallpaper e è apparso anche un orologino per il nostro pappagallo, eccolo qua, vedete? Sfondi. Vedete cosa c'è scritto qua? Sfondi per la dimostrazione del tutorial, dimensioni multiple, cambiare durante il giorno. Ecco qua il nostro pappagallo e vedete che sotto, magari posso, è più chiaro se mi metto qui, così non so se nel video purtroppo c'è, lo lascio così un attimo, poi torno su una pagina. Ecco, dunque abbiamo dato non mezz'ora per ogni immagine, ma 10 secondi e poi 5 secondi di transizione. Quindi vedete che dopo 10 secondi ci impiega 5 secondi a fare la transizione dalla prima immagine, nuovo la prima immagine che era il pappagallo blu, poi aspettiamo pure 10 secondi e vedremo la seconda, tanto è poco tempo, possiamo aspettare tranquillamente. Ecco, vedete? 5 secondi per passare al pappagallo giallo. Ancora un attimo, così vediamo la sequenza delle tre immagini, poi possiamo anche chiudere questo tutorial perché è chiaro a sufficienza. Vedete che, ed eccoci qua il pappagallo rosso e poi si torna a quello blu che abbiamo visto prima. Ecco, avete visto che, come ho detto all'inizio, avrete visto che il lavoro richiede un attimino di concentrazione, naturalmente, ed è anche un po' noioso, copia e incolla di qua, di là, di su, di giù. Però alla fine può essere anche divertente avere una sequenza di wallpaper personalizzata. Magari si fa una tantum come lavoro perché insomma non è proprio stimolante, però vedete che funziona immediatamente. Una volta salvati i file vengono riconosciuti quando si apre l'aspetto dello sfondo con la propria impostazione. Vedete qui, poi i pappagalli ci sono qua. Eccoli qua, i nostri bei pappagallini. Vedete che possiamo anche scegliere singolarmente, se scelgo questo, vedete pappagallo blu che poi la descrizione che ho messo qua, pappagallo blu, pappagallo giallo, pappagallo rosso, sequenza. Quindi
Perfetto, tutto perfetto, è stato facile. Cosa volevo dire? Community wallpaper, vabbè, pappagallo, i pappagalli singoli con il loro nome. Ho detto tutto praticamente. L'unica cosa, una particolarità, una nota finale che non volevo scordare, è che se lo sfondo impostato è questo che cambia da solo, quando siete alla login non aspettate di vedere lo sfondo che avete in questo momento, cioè l'avrete notato se avete anche voi installato Ubuntu 12.04 che alla login, quando fate partire il PC, vi viene presentato, quando vi chiede la password, il vostro sfondo, quindi è come se vi trovaste già nel vostro desktop perché avete il vostro sfondo scelto. Ecco, solo nel caso in cui avete scelto questa sequenza di sfondi automatica, siccome un file XML non un file immagine, alla login vi si ripresenta lo sfondo standard nel violetto melanzana di Ubuntu tipico, perché questo non è un vero file immagine. Io scegliessi per esempio questo, che è un'immagine fissa, ben precisa, mi verrebbe fuori alla login il pappagallo giallo. Se scelgo questo, mi viene fuori lo sfondo violetto standard. Ecco, questa è l'ultima cosa che volevo dirvi. Vi ringrazio per l'attenzione. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, perché tra i vari copia e incolla qua e là, fare un po' attenzione in questi file XML, che è un formato tecnico particolare. Non mi sembra troppo difficile, mi sembra che il risultato sia anche piacevole, come potete vedere qua dietro che continua a cambiarmi i miei pappagalli qua ogni 10 secondi. Ecco, grazie per l'attenzione e alla prossima.